formazione per una categoria come NIL, che si occupa di lavoratori più fragili e precari all'interno del nostro mercato del lavoro, sempre è stata fondamentale, soprattutto nelle fasi più difficili di crisi economica, di trasformazione economica e sociale. La formazione, infatti, è sempre stata un canale fondamentale per NIL per cogliere quelle trasformazioni in atto, per condividere le esperienze, i contenuti e le proposte. Gli interventi formativi negli ultimi anni nell'attività di NIL sono stati per lo più, diciamo, indotti anche dalle riforme e del mercato del lavoro e dai continue modifiche intervenute in questo senso. Pensiamo alle collaborazioni coordinate e continuative, al lavoro attraverso le piattaforme digitali, di cui l'esigenza innanzitutto di una continuità, di una continua attività di aggiornamento dei nostri funzionari e delegati, affinché, insomma, potessero leggere e governare i cambiamenti legislativi e contrattuali in essere. Ma non è stato solo un aggiornamento, ma anche un cambiamento delle forme e dei modi di fare formazione rispetto a una realtà e contesti lavorativi che sono notevolmente mutati. Pensiamo anche alla formazione svolta nell'ultimo anno in piena emergenza sanitaria. Abbiamo tutti sperimentato la formazione a distanza e le difficoltà nel fare formazione a distanza, rimodellando anche i contenuti e i tempi della formazione. Proprio in questa fase di emergenza è emersa l'importanza delle nostre attività formative. L'aula virtuale è diventata il luogo d'incontro, di socialità e condivisione dei grandi problemi, delle grandi questioni che la crisi Covid ha mostrato con chiarezza, come ad esempio quello di costruire al più presto un sistema di ammortizzatori sociali che sia universale, che copra tutti i lavoratori che sono stati esclusi dalle misure di sostegno al reddito, e sostenendoli nei periodi di disoccupazione e di calo delle attività, oppure il tema della sicurezza del lavoro, o ancora il tema della parità di trattamento dei lavoratori in somministrazione, soprattutto nel comparto della sanità, che non possono accedere ai concorsi pubblici e percorsi di stabilizzazione, nonostante il loro impegno in questa fase difficile di lotta al Covid. Per questi motivi, l'attività di formazione che per noi è strategica è quella della formazione strettamente finalizzata a realizzare una contrattazione sempre più inclusiva, come l'abbiamo definita in CGIL. Vale a dire sempre una formazione più mirata a formare i delegati nelle realtà lavorative, riconoscendone il ruolo di agenti di composizione e la conoscenza del ciclo aziendale e produttivo. Ormai da molti anni assistiamo a questi processi di destrutturazione delle imprese, in cui convivono varie forme di integrazione contrattuale, come gli appalti, appunto la somministrazione, e di lavoratori con diverse tipologie contrattuali. E la conseguenza è che nella stessa azienda, nello stesso spazio fisico, convivono lavoratrici e lavoratori con condizioni e tutele assai differenti. In tale scenario, la formazione sindacale si configura come uno strumento fondamentale per consentirci di leggere il cambiamento in atto all'interno delle imprese e per attrezzare le categorie e i propri delegati ad agire alla rappresentanza e essere rappresentativi, trasformando, nonostante le difficoltà nel fare sintesi, i limiti di tutela e di rappresentanza di ciascuno in un'opportunità per l'insieme dei lavoratori.